ho sentito un gran tonfo forte e poi dopo si è sentito uno sgommare di macchine. Siamo fuggiti qua, ho detto andato fuoco alla posta. Poi un fumo. Infatti i pezzi, se non l'hanno raccattati, sono ancora dalla parte di là. La paura tanta. Violenta esplosione nella notte alle poste di Pratantico, immediata periferia aretina. Poco prima di mezzanotte, infatti, alcuni banditi hanno fatto saltare in aria il bancomat. L'obiettivo, ovviamente, il denaro contenuto al suo interno. Io ero già andato a letto. Ho pensato subito alla rapina al bancomat. Qui c'è questo e basta. I ladri, per far esplodere il bancomat, avrebbero usato una bomboletta contenente acetilene, un gas altamente infiammabile. Da qui il violento scoppio che ha anche sventrato la porta dell'ufficio postale e ha causato un principio di incendio. Io ho un cane, mi è venuto subito addosso un collo, perché quando sette tonfi ha paura. Era una cosa che nessuno se l'aspettava. La banda, composta da almeno 4 persone, è infine fuggita con il denaro a bordo di un'auto che, secondo alcuni testimoni, sarebbe una Golf bianca, ma c'è anche chi ha notato un'altra automobile uscire a tutta velocità dal parcheggio di fronte alle poste. Siamo affacciati alla finestra del bagno, appena in tempo per vedere 2 persone che uscivano in fretta, ma non neanche tanto, in fretta ma non erano. Erano tranquilli, sicuri, a volto scoperti, sono andati verso una macchina oscura che era parzialmente nel piazzale, però già girata verso il Valdarno. Resta ancora da quantificare il bottino. Il postamat sarebbe stato infatti ricaricato con 65.000 euro in vista del pagamento delle pensioni, ma alcune banconote sarebbero state danneggiate dallo scoppio e dal meccanismo di protezione antifurto con il getto di inchiostro. Le indagini portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo proseguono a ritmo serrato. Al vaglio degli inquirenti adesso i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ottenere delle immagini riconducibili agli autori del furto.